oggi Zon TV è in notturna qui davanti all'ospedale Padre Pio di Bracciano per un aggiornamento sulla questione riguardo del ricorso al TAR da parte del Comitato Cittadino a Difesa della Salute Pubblica. Il ricorso è stato intentato dal comune di Capofila, che è il comune di Bracciano, cui sono poi affiancati tutti gli altri comuni rientranti nel comprensorio afferente al Padre Pio. Noi siamo fiduciosi, sperando che finalmente in questo paese la giustizia possa trionfare, intendendo per giustizia il diritto alla salute, perché noi non ci battiamo per un ospedale qualsiasi, ma ci battiamo per la qualità dell'ospedale e per il diritto alla salute dei nostri utenti. 9 novembre il TAR avrebbe dovuto in modo definitivo dare la sua sentenza entrando nel merito, cioè poiché noi come comitato e come comuni abbiamo chiesto la perdita di efficacia del decreto 80, la sentenza deve basarsi su una risposta netta, se sì al decreto 80 o no al decreto 80, nel senso che il decreto 80 non passa e non si applica al territorio. Cosa prevede il decreto 80? Prevede la trasformazione dell'ospedale Padre Pio in ospedale praticamente nullo, in senso riordinandolo trasforma l'ospedale in assistenza infermieristica, e significa che i malati del territorio, una volta diciamo operati o curati in qualche maniera nella parte più importante a Roma, loro possono tornare a Bracciano e seguire delle terapie a carico degli infermieri. Tutto il resto non esisterà più, né il reparto di medicina, né chirurgia, né ortopedia, né ginecologia, e il pronto soccorso viene trasformato in pronto di primo intervento, cioè senza anestesisti, senza medici specialisti, e tutto ciò significa una chiusura totale alla popolazione dall'unica struttura che il territorio possiede. Ma quali sono le richieste e le speranze che hanno spinto il Comitato a intraprendere questa battaglia? Immaginiamo e speriamo che la Regione Lazio faccia il suo dovere, cioè che istituisca procedure perché l'ospedale venga dotato di personale tale che possiamo sicuramente in sicurezza servire i nostri malati che si recano al nostro pronto soccorso. Ci aspettiamo sicuramente una vittoria piena, e se questo non dovesse succedere noi ricorriamo sicuramente al Consiglio di Stato, non ci fermiamo qua, siamo agguerriti perché vogliamo la salute per tutti. Come considera il Comitato l'idea di istituire un elicottero all'interno dell'ospedale di Bracciano per trasportare in altre strutture specialistiche i casi di emergenza? È assurdo, non si verifica da nessuna parte e non è per niente né efficiente né efficace. È solo una spesa di soldi a vantaggio di chi gestisce il parco elicottero e di chi gestisce altri interessi. È vero che l'elicottero può servire per portare l'infartuato in primissima giornata presso un UDIC a Roma, è vero che l'elicottero può servire per portare il grave politraumatizzato in un centro specialistico di Roma, ma è pur vero che nessun infartuato, nessun politraumatizzato arriverebbe mai vivo se non viene stabilizzato in questo posto che noi stiamo difendendo oggi. La questione rimane aperta. Nel pieno rispetto dei percorsi giudiziari attendiamo una risposta definitiva, poiché la salute pubblica, in questo caso dei cittadini del nostro territorio, rimane una priorità assoluta. Per Zon TV, Daniele Coltrinari.